sia in conferenza stampa che fuori, è il primo passo verso la costruzione della Silicon Valley italiana. È qualcosa che può veramente essere portato a termine, secondo lei? Io ne sono certo innanzitutto perché è il rilancio del nord-ovest italiano, il vecchio triangolo industriale Genova, Milano, Torino, che aveva poi patito le difficoltà del mercato dell'auto, oggi si rilancia. Innanzitutto grazie alle infrastrutture. La Lisbona-Kiev e la Genova-Rotterdam sono i due grandi corridoi su cui entro 10 anni viaggeranno tutte le merci d'Europa e questi corridoi si incrociano nel nostro Piemonte. A ciò si associa la capacità di investimento in tecnologia, in ricerca. Silicon Box sceglie il Piemonte anche perché siamo equidistanti dal Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano, che sono due dei più grandi e importanti centri al mondo di ricerca universitaria nel settore. E poi c'è la sede dell'intelligenza artificiale, la cui fondazione è proprio stata individuata in Torino, così come in Pavia quella dei CIPS, per cui ci sono tutte le condizioni di infrastrutture, di investimento, di credibilità per questo grande rilancio del Piemonte, che peraltro è già dimostrato dal PIL, che per la prima volta nel Piemonte, dopo tanti anni di crescita al di sotto della media nazionale, supera nel primo semestre 2024 la media nazionale. E questo è una grande certezza per poter rilanciare la nostra regione industrialmente nel mondo.